The thing I like most about Travis is that he was able to produce a guitar that had an incredible sound using materials that nobody would use today. You know, there might have been recycled materials. Sometimes I think he used recycled necks. And it's just materials we would never contemplate using. Dove sta la genialità e l'innovazione di Torres? Perché Torres è un innovatore e un genio? Perché da questa base che lui rispetta tanto ha estrapolato e ha portato allo stesso tempo avanti un'idea molto vincente, e quella di creare in uno strumento realmente solista un'idea orchestrale funzionale, realmente vincente. Quindi quello che lui ha fatto è estrapolare il meglio di quello che c'era nell'Ottocento, sia nella costruzione che nell'idea musicale di chitarra classica del periodo, e ottimizzarlo e renderlo vero. La prima cosa importante e ovvia che c'era da fare era lavorare sulla sezione dei bassi, ottenere quello che nell'orchestra è così bello, la profondità, il suono baritonale, e allo stesso tempo creare una distinzione vocale tra le frequenze a questo punto così basse che Torres finalmente raggiunge rispetto alle zone intermedie, i canti, i timbri. Quindi è come un direttore di orchestra che eredita un concetto costruttivo e che è in grado di rivoluzionarlo e di renderlo vero nel suo progetto. È una cosa molto ampia, però c'è tutto in queste chitarre, c'è realmente tutto. ¿Dónde está la maestría? ¿En una guitarra Torres? En entender absolutamente el instrumento. Entiende absolutamente el instrumento y entiende absolutamente la madera. Buscaba la sacar la flexibilidad perfecta de cada zona del instrumento. Entiende perfectamente los vectores de tensión que afectan sobre la tapa armónica y, por supuesto, sobre el instrumento. La palanca, las fuerzas que hay entre el mástil y la caja. Lo entiende todo a la perfección. Y después de entenderlo, diseña un instrumento que aproveche al máximo cada milímetro de madera. Si esto no es maestría...